Via. Buongiorno a tutti, partita con Sassari, l'ennesima partita che può definire qualcosa di più certo per entrambe le squadre, nel senso che non so se dal punto di vista matematico per Sassari sarebbe la certa qualificazione alla Coppa Italia, credo di sì, a finaletto di Coppa Italia, e per noi sarebbe un ulteriore passo avanti per raggiungere questo, così, questo primo appuntamento, questo primo traguardo che ci eravamo messi come obiettivi stagionali. Sassari è una squadra che ormai da qualche anno si attesta al vertice del campionato, non solamente per i risultati, ma per aver dimostrato, grazie al lavoro del presidente Sardara e del manager Pasquini, un'ottima organizzazione, è una squadra fatta con dei criteri assolutamente molto validi, tanto che hanno permesso al buon lavoro di Sacchetti e del suo staff di essere ai vertici del nostro campionato ormai da qualche anno. Quindi è una realtà estremamente importante a livello nazionale, è una realtà che rappresenta tutta la Sardegna, e quindi direi che non è casuale il fatto che sia nelle posizioni alte della classifica. Quest'anno tra l'altro ha disputato anche la Coppa Europea e quindi l'Eurocup, e quindi direi che ci confrontiamo con una realtà ormai che ha una solidità, una forza che è definita ormai da qualche anno. Parlare di Sassari è abbastanza semplice guardando anche a quello che è la squadra, a parte la posizione in classifica, ma se guardiamo a qualche numero vediamo che ci sono 4 giocatori nei primi 20 realizzatori del campionato, ovviamente in doppia cifra, una squadra che è prima in molte, o quantomeno ai primissimi posti in molte voci delle statistiche del campionato, quindi veramente ci confrontiamo contro una realtà che ha, grazie al lavoro di anni, ha acquisito una competenza per giocare questo campionato, una forza, una solidità non comune. Per fortuna i numeri non dicono tutto quanto, quindi noi siamo pronti, come già abbiamo dimostrato in altre occasioni, per poterci confrontare con le migliori, e come abbiamo fatto quando anche abbiamo perso e soprattutto quando abbiamo vinto. Rispettiamo i nostri avversari, sappiamo della loro forza, ma questo non toglie che riteniamo di avere tutte le carte in regola per poter fare il nostro risultato. Questa partita arriva dopo 2 risultati utili, che sono stati quelli di Varese davanti al nostro pubblico e il risultato fuori casa contro Avellino, e quindi ci auguriamo che questo possa essere stato un ulteriore segnale trasmesso ai nostri tifosi, a chi ci segue qui a Roma, per convincere ulteriormente della bontà del lavoro che stiamo facendo quest'anno. Quindi ci auguriamo anche che ci possa essere tutto esaurito per il palazzetto, perché come già in altre occasioni è capitato, il pubblico ci ha dato una grande spinta, un grande aiuto nei risultati che abbiamo fatto, ci ha dato un grande supporto quando abbiamo pur perso in casa, dimostrandoci apprezzamento per quello che abbiamo fatto, e quindi veramente il pubblico di Roma è come sempre il sesto giocatore in campo, e quindi ci aspettiamo una grande partecipazione. Prego. E ti voglio chiedere, Marco, se la pausa per lo Stargame può essere che ti ha fermato il ritmo, oppure sei riuscito anche tramite la migliore di Montecarnaro a tenere, diciamo, la squadra nella giusta tensione? Ma sì, questo è un problema che è per tutte quante le squadre, quindi noi abbiamo organizzato questa amichevole con Montecarnaro perché riteniamo che fosse stato utile rientrare un po' in un clima contesto partita, con il pubblico, con il risultato, con gli arbitri, con la pressione di dover fare, una pressione ovviamente relativa essendo una partita amichevole, di dover fare un risultato. Quindi non credo assolutamente che questo possa influire sul risultato di oggi.